approfittiamo della vostra presenza. So che questa mattina c'è anche un altro convegno del Collegio dei Geometri, quindi chiaramente la presenza è meno folta di quello che pensavamo. Comunque, l'argomento lo conoscete, l'amministrazione ha inteso subito cominciare un processo di informazione alla cittadinanza dei nuovi strumenti di pianificazione, e quindi appena approvati il 15 di marzo siamo già a iniziare questo processo di informazione sugli strumenti, quindi oggi è soltanto la prima giornata al quale ne seguiranno delle altre, poi vi daremo tutte le informazioni utili. Direi di cominciare subito dando la parola al sindaco Andrea Agnassi per la presentazione e l'apertura dei lavori del convegno. Grazie di nuovo. Buongiorno a tutti, grazie per essere qua. I geometri hanno questo appuntamento e quindi poi dopo decideranno come interpretare le norme con loro ordine. No, io deluderò subito le aspettative, perché è chiaro che l'intento di oggi, ovviamente, che poi ovviamente sarà esaudito, è quello di entrare nel merito di uno strumento urbanistico e anche appunto incominciare ad entrare dentro le sue applicazioni tecniche. La delusione delle aspettative è quella che magari vi porterò via 3 minuti per inquadrare il come, il perché questo strumento urbanistico sta dentro un qualcosa di molto più ampio. Capisco che oggi, come dire, andiamo subito nel merito. Siete rappresentanti di imprese, professionisti, siete tecnici e quindi è chiaro che poi ci sarà questo momento. Però dal mio punto di vista non ha senso parlare di una macchina, di una comunità, di un corpo, pensando alla macchina, come dire, non ha senso parlare solo come di un motore quando non parli di un telaio, quando non parli dell'aerodinamica di una macchina, quando non parli degli scarichi. E a questo proposito gli scarichi possono essere anche qualcosa di molto concreto, ad esempio pensando a quelli a mare e pensando a come questa macchina, se accumula un motore che costruisce sopra terra e non si occupa degli scarichi, diventa un problema appunto per il corpo intero della macchina stessa e della comunità. Quindi una breve premessa in apertura dei lavori, per ringraziarvi anche per il contributo che avete dato in questi mesi, in questi anni. Abbiamo avuto anche un rapporto intenso con gli ordini, dialettico, a volte anche, perché no, bisogna anche ammetterlo, conflittuale. Un ringraziamento molto vero, io poi un po' in comune mi conosco, non è che sono ad uso spesso insomma a fare intingimenti o qualsiasi altra cosa, però tutto l'organo, tutto la componente tecnica del comune ha fatto un lavoro molto importante. Guardate che lo dico per avere anche un po' più di consapevolezza da riminesi, dove ogni tanto noi apriamo le partite, le discutiamo pensando che il mondo inizi e finisca a Rimini. Oggi il lavoro che abbiamo fatto, che sta facendo questa città, sta diventando una case history nazionale, sta diventando un caso emblematico. Il tema, come dire, di coniugare una visione, una pianificazione strategica con una riconversione del modello di sviluppo e con gli strumenti urbanistici che consentono sia la revisione del modello di sviluppo che la pianificazione strategica. In Italia questo non si è fatto. Pensare lungo non si è mai fatto, perché la politica non conviene. La politica è quella del consenso a breve, ogni 2 o 3 anni si vota. Quindi, come dire, le scelte sono quelle immediate, magari in rincorsa di tanti interessi legittimi e particolari, la cui somma però non genera un bene comune. E allora il ringraziamento ai nostri uffici è doveroso, perché loro non hanno scritto solo il nuovo PSC e il nuovo RUE, hanno fatto un lavoro più complesso, che è andato ad incrociare anche elementi, voi conoscete in parte, della pianificazione strategica, del piano strategico. Abbiamo messo in discussione un PSC che era stato adottato, lo abbiamo revisionato e siamo arrivati ad uno strumento urbanistico che oggi permette alla città di darsi una traiettoria nuova di sviluppo, ma con una maggiore coerenza rispetto agli obiettivi di comunità strategici in relazione a quelli particolari. Quindi un ringraziamento
a Alberto Fattori, che è il nostro direttore della direzione pianificazione e gestione, che è qui di fianco, a Lorenzo Turchi, sempre della direzione pianificazione e gestione territoriale, a Gabriele Ghelfi, che sarà in sala, non vedo, e anche lui della direzione pianificazione e gestione territoriale. Un lavoro complesso, le conclusioni le farà l'assessore Roberto Biagini. E guardate, la storia di questa città dal dopoguerra a oggi è stata necessariamente una storia di ricostruzione. È stata una storia di ricostruzione dettata anche dal momento storico e dai momenti storici. A me è capitato di dire, non so chi di voi è venuto al Sigismondo d'Oro, che è il momento in cui ci si vede alla fine dell'anno per tirare un po' qualche somma, qualche idea, è capitato di dire che noi dobbiamo, guardando al futuro, ma lo dico ai tecnici, sento magari che qualcuno di voi dice dai, falla breve, parlaci del PSC e del RUE, che adesso noi dobbiamo, lo capisco, però guardate, è importante elevare una consapevolezza di ognuno di noi rispetto a cos'è la nostra città, a che sfide ha davanti. Allora dicevo, nel Sigismondo d'Oro mi è capitato di fare una riflessione, con tanti di questo tipo. La nostra è una città che ha una storia immensa, lunga, è una città romana, rinascimentale. Allora la storia della nostra città non può essere ricondotta a questi gloriosi e anche in parte, oggi lo scopriamo, controversi ultimi 70 anni. Noi abbiamo un prima di questi 70 anni, un prima del 1946, un prima dei 386 bombardamenti e avremo un dopo un 2016. C'è una storia da riprendere e se riprendiamo la storia vediamo che anche gli strumenti urbanistici devono e possono cambiare. Perché dico questo? Perché in fondo il modello che abbiamo avuto alle spalle degli ultimi 70 anni ha permesso ad ognuno di noi, ha generato, come dire, una sostanziale ricchezza diffusa, un benessere sociale diffuso, ma quel modello degli ultimi 70 anni oggi ci ha riproposto in modo drammatico i suoi limiti di tenuta rispetto alla pianificazione, rispetto a un sistema idrico e fognario. Io arrivo nel luglio 2011, non si aprono le paratie di Piazzale Kennedy, ciò che sversavamo a mare abbiamo sversato nella città. Cioè è scoppiato quel modello, vi ricorderete, i telegiornali nazionali, sono partite le indagini per epidemia colposa, il rischio, c'era concreto il problema del divieto di balneazione. Adesso io non è che la voglio ripercorrere, fare drammatica, ma è stata drammatica quella storia. Perché il divieto di balneazione a Rimini sta come l'Ilva a Taranto, sta come il problema delle falde inquinate alla Terra dei Fuochi. Se chiudono la balneazione, capite che messaggio passa, capite cosa succede. Ecco, allora, quegli ultimi 70 anni ci hanno dato in qualche modo un modello che ha generato benessere e noi siamo partiti anche da una necessità, da un impulso nel 1946, ricostruire. La guerra aveva tirato via tutto, eravamo una delle terre più povere d'Italia e siamo partiti con un modello che successivamente ha visto grandi intuizioni, grandi slanci, ma anche l'accumularsi di molte contraddizioni. Abbiamo pensato al sopra, non abbiamo fatto il sotto, oppure l'abbiamo fatto, abbiamo avuto lo slancio di fare i primi depuratori in Italia e poi però non abbiamo collegato le reti. Un altro tema era quello, ed è quello, della qualità urbana, della mobilità, dei servizi che, come dire, una città deve rendere fruibili, che sono anche i servizi di uscire di casa, da un condominio, da un quartiere e andare in sicurezza con una famiglia in una scuola. Una scuola che può essere raggiungibile, come nell'Europa che fa pianificazione strategica da Bolzano in su, può essere raggiungibile non solo con le auto. Mi è capitato di essere a Berlino la settimana scorsa, nel Bundestag, ho incontrato i responsabili della mobilità del Land, della città metropolitana di Berlino, e questo aiuta. Mi hanno spiegato che loro stanno costruendo dei percorsi di raggiungibilità dei servizi pubblici, ospedali, comunali, scuole, misurando la necessità, non l'obbligo, di arrivare a quei posti con mezzi alternativi alle auto. La necessità, perché andare in un luogo con una bicicletta ritengono favorisca una prevenzione e una crescita del benessere che riduce persino i costi sociali della sanità.
Cioè, sembrano cose banali, semplici, utopiche, il sindaco è fissato con le biciclette. Cioè, c'è un pensiero là, perché sanno che Berlino crescerà, la Germania crescerà, Oslo crescerà, e non potranno, là che ce li hanno già, continuare a costruire metropolitane o treni, perché a un certo punto c'è un limite fisiologico, sia di costi che... Allora pensare, come dire, ripensare una città vuol dire impegnarsi anche culturalmente nel vedere la forza di un modello che abbiamo avuto alle spalle e capirne i limiti, che si misuravano con appunto la drammaticità di sforatori che non solo non sforavano più in acqua, ma invadevano la città. Io non faccio, come dire, il riassunto delle puntate precedenti, ma guardate, per un amministratore che si trova pro tempore come me ad essere lì e vedere che ci sono 10, 12, 9, 13 mila appartamenti sfitti e richieste, come dire, di continuative, di provare a costruire perché l'economia è centrata su quel modello, non ha solo la necessità questo tema, come dire, di essere rivisto per una visione culturale, ma perché quel modello non produce neanche più mercato, cioè è andato in tilt. Noi siamo partiti da lì e la nostra appunto è una storia di ricostruzione. Oggi si apre un percorso in cui, nel quale, come dire, un'economia importante, quella legata appunto alla filiera, no? Dell'edilizia, della rigenerazione urbana, apre prospettive nuove, scenari inediti che dobbiamo essere capaci di interpretare prima con la testa che con gli strumenti urbanistici. Poi dopo c'è la complessità, loro lo sanno, mi hanno sopportato in questi anni, sono più frustrato di voi nella relazione con la macchina comunale, la macchina burocratica, la macchina della pubblica amministrazione italiana. Perché come voi non trovo quelle risposte, anche se non altro certe, no? Dimmi A o B, almeno mi oriento se c'è una cosa o non c'è una cosa. E questo è un altro grande tema, la pubblica amministrazione, la sburocratizzazione. Io sono più frustrato di voi quando, sentendo molte richieste intelligenti, utili, alla fine l'Italia non trova mai, come dire, lo sbocco per far sì che ci sia una norma che consenta anche di andare. E questo è un grande tema. Di livello nazionale, sapete i livelli burocratici istituzionali che ci sono, io li ho imparati quando facciamo le conferenze di servizio, facciamo un convegno come questo, c'è un tema, convocate tutti, arriva un cinema dall'autorità di bacino, posso fare l'elenco infinito, al demanio fluviale, al demanio marittimo, alla provincia, alla regione, eccetera, eccetera. Ecco. Allora, oggi noi abbiamo uno strumento urbanistico che sta dentro una chiara idea di città. Una chiara idea di città che apre prospettive nuove. Sempre, poi mi danno del germanofilo. Il presidente del Baden-Württemberg, che è la Lombardia tedesca, è la regione, no, del grande sviluppo economico, dei grandi tessuti industriali, urbani, Stoccarda, cioè, è un verde. È un verde, non lo dico per sottolineare politicamente, non mi interessa. Però da quelle parti hanno capito che la riconversione di un modello di sviluppo che lavora in, come dire, sintonia con la traiettoria della sostenibilità e dell'ambiente produce più richieste e più lavoro. Noi in Italia siamo in ritardo culturalmente su questo. Guardate, potrei fare N esempi, ma mi interessa anche provare a mettere qualche pillola. Qui di fianco... La gente nel mondo viaggerà di più. L'Organizzazione Mondiale del Turismo stima 2 miliardi di viaggiatori nel mondo. L'Europa, posto appunto conflitti, scenari di guerra, eccetera, è il continente più desiderato. Dentro l'Europa c'è l'Italia. Perché l'Italia ha i giacimenti artistici, culturali, paesaggistici più straordinari del mondo. Non siamo il paese più bello del mondo, ma abbiamo i giacimenti più importanti che possono attrarre viaggiatori. L'economia legata alla cultura, all'arte, al paesaggio, eccetera, è stimata come uno dei grandi driver che possono dare sviluppo, economia, così come l'edilizia sostenibile, la rigenerazione attraverso le fonti alternative. Ecco, noi abbiamo qui di fianco 2 gioielli che sono un segno straordinario del Rinascimento, il Castello, un teatro inaugurato da Verdi, la Casa del Cinema di Fellini, l'inizio della Via Emilia, con quello che nell'immaginario collettivo la Via Emilia nel mondo, non piccoli, larghi, lunghi,
I cinesi in 2 ore fanno un giro del loro quartiere. La via Emilia è da qui a Modena, arrivo in 1 ora e mezzo, ti do la Ferrari partendo dal ponte di Tiberio. Allora, noi abbiamo dei giacimenti straordinari che questi 70 anni in cui ci siamo concentrati sull'accumulo, sullo sviluppo, non abbiamo fatto le fogne, abbiamo dimenticato. Cioè quasi chirurgicamente che dove c'è bellezza ci metto degrado. Può esserci un portone con una rosa malatestiana del 400 dove ha lavorato Piero della Francesca, dove io vado e parcheggio con la mia auto sul portone di quel castello? O forse, come dire, costruire un'arena delle arti tra un teatro che si apre sul Rete, inaugurato da Verdi, un castello del 400, metterlo in sintonia con un'arena sul ponte di Tiberio, la casa del cinema di Fellini, può attrarre 500.000 visitatori internazionali di quei 2 miliardi che viaggiano. Quella è economia, non è fissazione. La mia macchina parcheggiata tra il castello e il teatro non attira nessuno. Avete visto? Allora ecco come ci si sta in questo mondo anche con gli strumenti urbanistici. Con la necessità di interpretare e non subire il cambiamento. Abbiamo spostato il mercato ambulante, non ce la farete mai, non farete mai le fogne, non farete mai questo. Abbiamo interpretato il cambiamento, sono stati dei problemi ma non è morto nessuno. Se non cambi, muori, non è che, come dire, hai altre possibilità, perché è il mondo che ti travolge. Ecco allora, citato questo esempio, noi siamo stati una casa colpita a Rimini dal terremoto economico, sociale, politico. 2011 cambia il mondo. Questa traiettoria di cambiamento del mondo si incrocia con un modello di 70 anni che ci dava problemi, limiti. Quindi i nostri problemi che incontrano il cambiamento del mondo. Terremoto italiano, l'Italia è colpita dalla crisi, Rimini è colpita pesantemente dalla crisi. Quando la tua casa Rimini è colpita da un terremoto, è chiaro che vai in giro e sei tirato per la giacchetta. C'è una crepa nel muro, c'è l'infisso rotto, c'ho la buca nella strada, c'ho una domanda giacente lì da 5 anni. E però di fronte a questi problemi, di fronte a un terremoto che ti colpisce, hai 2 possibilità. O stucchi le crepe, o metti a posto l'infisso, o rincorri il consenso, ce l'hai lì, sì, bene, bravo, bene, costruisci, blocco il piano particolareggiato, si chiama consenso a breve. Oppure fai delle scelte che non ti danno frutti subito, ma costruiscono solidità futuro. Cioè, invece di stuccare le crepe e rispondere sì a tutti, costruisci le fondamenta della nuova casa, i pilastri. Alcuni di voi sono costruttori, altri professori, i pilastri. E le fondamenta si chiamano riconversione del modello di sviluppo. Aver avuto il coraggio, in qualche modo, di dire che le 12.000 case sfitte e le richieste di costruire non stavano in piedi. Variante retroattiva al piano regolatore. Non è che è stato una... Pensate che le massime possibilità di costruire nel nostro territorio, in Emilia-Romagna, in Italia, cioè noi siamo andati in crisi anche sull'edilizia quando massime erano le possibilità di costruire nel nostro territorio, quando massime erano le possibilità di fare, accumulare, consentite da tutti gli strumenti urbanistici. Cioè non siamo andati in crisi quando abbiamo chiuso i rubinetti, siamo andati in crisi quando i rubinetti erano tutti aperti. Allora una delle fondamenta si chiama avere avuto il coraggio di fare delle scelte che nei primi anni magari hanno costruito tensione, problemi, però la lotta alla cementificazione è una fondamenta, così come la decisione di confliggere anche con ERA, imporre di venire al tavolo riminese per riconoscere il divieto, il problema della balneazione come tema nazionale, come problema nazionale. E l'altra fondamenta oggi si chiama sistema idrico fognario, 160 milioni di cantieri, riparte l'edilizia. Cantieri per chiudere gli 11 sforatori, ne chiuderemo 2 quest'estate. Oggi pomeriggio alle 3, là dove era previsto 100 metri di leggerezza verso l'alto, in piazzale Kennedy, la logica era, su quel modello di sviluppo, ti rifaccio un pezzo di lungomare, mi dai 600 appartamenti, un centro commerciale, un Ipercop, modello Befane, la firma è l'Archistar, ve lo ricordate? Da piazzale Fellini al porto. E l'altro era piazzale Kennedy, grattacielo, piazzale Tripoli, una bella galleria commerciale, modello cattolica, si vede più il mare. Da quel modello siamo passati a fare uno scavo, oggi alle 3 inizieremo, 40 metri di profondità per la vasca di laminazione più importante che c'è nel paese oggi. Là dove non si sono aperte le paratie nel 2011 abbiamo sversato qualcosa che conoscete
Ecco, allora una fondamenta si chiama sistema idrico fognario per andare a chiudere tutti gli 11 sforatori. Motori culturali che non è che uccidono i motori immobiliari, ma quei motori immobiliari che accendiamo, che ci sono in una città, devono avere un senso, una logica di mercato, di accessibilità e poi tanto altro. Adesso io finisco qua, vedrete delle slide, ma questo per noi ha voluto dire magari seminare una traiettoria sottoterra con un semino piantato. Nei primi anni non si vede il semino perché la pianta non cresce subito, ma quella pianta, quella rigenerazione di città nuova e più solida oggi comincia ad esprimersi con i cantieri, perché un'altra fondamenta di una città, cemento, le fogne, si chiama mobilità. Noi abbiamo costretto, ci siamo ricavati un ruolo nazionale perché abbiamo chiamato società autostrade, abbiamo cominciato a dirgli fluidificazione della statale 16, interventi integrativi alla terza corsia dell'autostrada si chiamano fluidificazione, rotonde, sottopassi ciclopedonali per chi sta sopra la statale 16 e chi sta sotto. Non ci sarà uno svincolo rotatorio da Covignano, Grotta Rossa, Montescudo e Coriano, che arriveranno entro l'anno insieme a quella di San Marino, che non avrà dei sottopassi ciclopedonali per rendere cittadini di una comunità coloro che stanno ai Padulli, alla Grotta Rossa, al villaggio Primo Maggio. E pensate che da Gaio Fana, ecco Berlino, l'Europa, ci sarà una bicipolita, ci sarà una, come dire, stiamo costruendo con Della Valle il piano urbano della mobilità sostenibile. Dice, questo cosa c'entra? Dai, parlaci. No, c'entra, perché si vende meglio quello che si costruisce se si connette con i servizi in modo alternativo alle auto. Costruiremo un reticolo di bici politana con le linee, avete presente quando andate all'estero, la blu, la gialla, la rossa, la nera? Pensate che sarà una ciclabile Gaio Fana Kennedy, perché la pianificazione strategica, come dire, il piano strategico ci ha dato prima un'idea di città e poi ci ha dato gli strumenti per applicarla. Noi siamo una città fratturata e frazionata, sotto e sopra la statale 16, sotto e sopra la statale, sopra e sotto l'autostrada, sotto e sopra la ferrovia. Siamo una città frazionata, le frazioni, frazione di, frazione è meno di qualcosa, tanto qualcuno di voi verrà. C'è ancora gente oggi che dice da Miramare oggi vado a Rimini, da Viserbo oggi vado a Rimini, perché quel modello di consumo, 2500 alberghi, tira su, aveva fatto sì che ognuno bastasse a se stesso. Viserba ne aveva 300, li metteva sul mercato, nessuno era attrezzato nel mondo, du vot chi vaga. Vinceva nel mercato l'offerta, chi era più attrezzato vinceva. Oggi è il contrario. Io ti metto 300, prima ti mettevo 300 alberghi di Viserba, stavi 15 giorni, mare e spiaggia, non avevi bisogno di dire che c'è il Tempio Malatestiano. Oggi è il contrario. Io attiro turisti se offro e seguo la loro domanda. Io vengo qua per un vino, il Tempio Malatestiano, la spiaggia. Allora, un'idea di città che parte dal centro, per centri concentrici, si allarga ai borghi, arriva al tessuto urbano, non frazionata e fratturata, ma per anelli. Questo vuol dire che quegli interventi che vi dicevo, società autostrade, dei passaggi ciclopedonali sotto la San Marino, la statale 16 e la Montescudo, consentiranno a chi abita al villaggio Primo Maggio e a Gaio Fana di arrivare a Piazzale Kennedy in bicicletta. È un valore in una città che non è Città del Messico. A Berlino calcolano, in Europa calcolano, Oslo quest'altro anno mette 990 milioni per le autostrade ciclabili. Oslo, cioè non è che lo fa, noi siamo nel Mediterraneo, una città di pianura, lo fanno là, non è che adesso dobbiamo diventare tutti matti e inseguire altri modelli, però un minimo. Allora, l'idea di città per anelli concentrici lega i territori oggi fratturati dalle strade e da quel modello di sviluppo, perché da Gaio Fana prendi la bicicletta, c'è la ciclabile, arrivi a villaggio Primo Maggio dove abbiamo fatto la scuola va dove ci sono i bisogni sociali, non dove c'è il piano particolareggiato da sbloccare. Questo è un punto, mi sblocchi il piano, ti faccio la scuolina. Serve la scuolina lì? No, la facciamo a villaggio Primo Maggio. Villaggio Primo Maggio c'è la scuola, passi sotto la statale 16, sotto, arrivi davanti al garden, passi sotto via Euterpe, abbiamo chiesto un tunnel anche sotto via Euterpe, dove c'è il garden, arrivi al parco, alla cava, Pala Congressi, Arco d'Augusto, passi sopra via Roma, c'è un ponte progettato, ciclopedonale, e arrivi a Piazzale Kennedy dove non c'è un grattacielo ma una vasca che depura le acque. Gaio Fana Kennedy. Questa è un'idea di città circolare che unisce. In questa città qui, tutte le realizzazioni immobiliari che vanno a farsi acquistano valore, stanno sul mercato.
nell'area della fiera, una, come dire, dove erano previsti auditorium e residenziale, ciò che oggi, come dire, andrà a costruirsi in un'integrazione tra direzionale, commerciale, acquarena, piscina, eccetera, acquista più valore perché chi abita lì può andare in 10 minuti al mare senza incontrare un incrocio. Questo è l'applicazione del PSC e del RUE. Poi c'è tutta la parte, ovviamente, dentro RUE, della rigenerazione, degli strumenti che consentono il frazionamento. Noi non vogliamo bloccare un'economia. Io adesso con loro sono incavolato nero perché sto adesso dentro questa idea di città dalla parte dei cittadini, perché se blocchi in qualche modo ciò che poi non sta più sul mercato, adesso devi dar la molla a tutto il resto, dar la molla, frazionamenti, rigenerazione, tutti gli interventi sulla sismica, ma anche nuove edificazioni in un contesto dove quelle edificazioni nuove hanno più senso e hanno più mercato perché sono collegate coi servizi che dicevo prima. Qui vedrete delle slide. Noi avevamo, quando siamo arrivati, il piano strategico, la città ideale, il sogno, tutte le forze politiche, bellissimo, andiamo. Un treno che camminava lì. È un treno del PSC sul binario tradizionale, l'urbanistica, quella tradizionale, anche contrattata. Questi due treni non si incontravano mai, li abbiamo fatti incontrare, pianificazione strategica e PSC, ed è ripartita la traiettoria della città attraverso il master plan. Adesso questa traiettoria bisogna coltivarla, bisogna incrementarla, abbiamo bisogno di impulsi, stiamo lavorando, ecco perché siamo diventati una case history nazionale, ecco perché la regione ci chiede un contributo fondamentale nel riscrivere la nuova legge regionale urbanistica, che è antiquata, che va superata, che va messa in sintonia con la ripresa di una nuova traiettoria, con più possibilità. Noi stiamo contribuendo a riscriverla. Ci sono dei problemi enormi che frustrano un sindaco. Adesso che c'è una direzione, cavolo, lo stato di fatto. Qui, ragazzi, bisogna proporre anche da chi ha questo pensiero una modifica della legge nazionale. Vai a vedere, gli ordini ci stanno segnalando, no? Centinaia, migliaia di case, perché in quel modello convulso di 50-60 anni fa il patrimonio, il catasto non coincide, il notaio di 50 anni fa, tutte cose, come dire, che devono essere superate per far ripartire la rigenerazione, non solo del centro storico ma del tessuto allargato. Noi stiamo lavorando su questo, vogliamo fare un cammino insieme e guardate, io non sapevo di arrivare in che tempi. Abbiamo accelerato i tempi. Ricordo solo che se non avessimo fatto questa operazione, noi oggi non saremmo una di quelle città italiane pronte a ripartire in un nuovo mondo, a cogliere le opportunità. Oggi siamo i primi che possono scattare perché abbiamo fatto le scelte delle fondamenta. Le città che non hanno fatto le scelte delle fondamenta sono più fragili, mettono le toppe. Lo dico perché 2.400 tra osservazioni e richieste, osservazioni che contenevano richieste eccetera, dell'allora PSC adottato non erano congruenti in relazione anche con la traiettoria. Per questo li ringrazio, perché è stato un lavoro puntuale. Sono intervenute decine di modifiche delle leggi, no, nazionali, inerenti all'urbanistica, eccetera eccetera, lo sapete. Oggi noi abbiamo, come dire, un telaio, una macchina che va guidata insieme. Per questo inizia una fase di illustrazione, di spiegazione nel dialogo continuo. Per questo io ho creduto necessario, ci siamo incontrati con tutti gli ordini, di istituire due gruppi operativi di lavoro su alcuni temi. Uno, ad esempio, misti, comune, ordini, professioni, perché dal vostro punto di vista arrivano delle anche idee, delle possibili soluzioni per risolvere i problemi. Un gruppo di lavoro, ad esempio, sulla legittimazione dello stato di fatto, problema enorme. Un altro gruppo di lavoro sulle modalità applicative delle norme stesse. Io ho un sogno, poi non so chi ci sarà, chi verrà. Via Rosa Spina, per me, è il terrore. È l'emblema di ciò che non ci deve essere, ok? È una casamatta di cemento che interpreta quel modello di sviluppo. Uffici chiusi, separatezza, separazione. Io posso anche divertirmi, non ho fatto il diario del sindaco disperato, quando sono arrivato Ponte di Tiberio, no?
tema storico, passaggio alternativo, dove facciamo il tunnel, il ponte. La pianificazione aveva previsto un passaggio alternativo nell'invaso, tunnel. L'edilizia, cioè corridoio più in giù, quello lì nella casamatta, gli aveva dato il permesso di costruire nell'unico sbocco della strada del passaggio alternativo. Non so se, se è chiaro. Lì ha funzionato quel modello, perché per fortuna non l'abbiamo fatto, perché c'erano le falde, cioè lì li devo ringraziare, erano avanti, cioè avevano costruito un controsenso, per... però non va più bene. Rosa Spina così non va più bene, perché interpreta quella logica di un'urbanistica stretta, contrattata, per quello anche le 2400 richieste osservazioni sono state analizzate, poi non è che siamo magnifici, avremmo fatto degli errori, però con dei criteri, criteri leggibili, trasparenti, sei tizio, sei caio, tizio e caio contano come sempronio, ti devo dire perché sì e perché no. Abbiamo fatto una matrice di interpretazione, questa tua richiesta è coerente col piano strategico, col master plan, è coerente col PSBO, col piano delle fogne? Perché noi dobbiamo costruire una relazione tra imprese, comune e cittadini. Non è che possiamo costruire delle case dove vanno i cittadini e poi quei cittadini si lamentano perché non ci sono le fogne, perché quello che è stato costruito sopra non è connesso col PSBO. Allora in quella matrice hai questa esigenza qui, hai questo piano qui, questa richiesta, questa qui è matrice, sì o no? È coerente col PSBO, è coerente con una mobilità sostenibile. Questo abbiamo fatto e questo è stato un lavoro grosso. Oggi noi abbiamo un PSC e un RUE approvati, rimodulati, riorganizzati dentro una visione. Sta a questo nostro nuovo cammino darci, come dire, un futuro più solido. I gruppi di lavoro lo testimoniano, è un voler fare insieme. Vi chiedo scusa per aver deluso appunto le premesse di entrare subito nel merito, ma come dire, un corpo funziona se non guardi solo un organo, perché puoi avere il cuore, i polmoni che ti danno fiato, strumenti PSC e RUE, ma se non sono connessi con il resto, quel corpo sta fermo o muore. Io penso che oggi la nostra città abbia avuto il coraggio di quelle scelte che non hanno conquistato il consenso subito, quanti schiaffoni, ma oggi, come dire, ci consentono di essere non ottimisti per dovere, ma sicuramente tra quelle città che si danno le opportunità più robuste per conquistarsi il futuro rigenerando il presente. Grazie.